Cento Rosso e lo trasformano in musical con la regia di Roberto Mantello. Io sono Alice, del paese delle meraviglie. Di noi ti puoi fidare. Usando il mio appetito si sarebbe calmato. È molto pericoloso. Va bene, mamma, stai tranquilla. Ciao! Gridare di gioia invece di farti del male. Non è proprio così. Loro non ci fanno dei dispetti, ma pensano che... Oh, una bambina! La devo avvicinare. Se arrivo a casa della nonna per primo, posso mangiarmi prima la nonna e poi quella bellissima bambina. Questo quanto è grosso! Ehi, attenta, che cosa fai? Accipicchia, che paura mi hai fatto prendere! Mi vuoi dire che cosa stavi facendo? Io volevo solo raccoglierti perché sei un fiore molto grande e molto bello. Io sono il grande cacciatore del posto. Un po' questo come se la tira? Io non me la tiro per niente. Io sono così perché sono un narciso. Ho capito che sei narciso. La bella Logan, alta fuori. E la guaglione non l'ho più rivisto. Ma se lo incontrassi un'altra volta, a fettine lo taglierei. A fettine! Allora non raccogliermi, te ne prego. Se questo è il tuo desiderio, io lo rispetterò. Ma posso chiederti una cosa, signor Fiore? Certo, bella bambina, chiedimi quello che vuoi. Qual è il tuo nome? Io sono il tulipano. So, perché ho molta fame. Il lupo, questo. Sei tu, sei il lupo. Io? Mangerò anche lei, così poi avrò la pancia bella piena. Dove sei? Sono qui sulla poltrona, con la mia. Nonnina, ti vedo un po' strana. Perché? Che cosa vedi che non va? Ma che orecchie grandi che hai! Sono per sentirti meglio, ed ecco la mia. Ora sono proprio sazio. È giunto il momento di farsi un bisogno. Questo rumore non è molto normale. Ci penso io con il mio fucile. Oddio, un cacciatore! Aiuto, bambini! Aiutatemi! Certo che avete corso proprio un bel rischio. Grazie, signor cacciatore, ci hai salvato la vita. Ah, meno male, meno male. Meno male. Elena, grazie.
bel applauso. La nostra Ilenia. La nostra Ireni. Il nostro Francesco, il maschione della compagnia. Allora grazie alla compagnia San Francesco che...